stanza, la luce si accende. Una volta che non viene più rilevata presenza all'interno della stanza, parte un tempo di time out, allo scadere del quale la luce viene spenta o portata ad un altro livello di luminosità. Però, bene o male, questo è il funzionamento. Quindi, presenza, finché rilevo presenza, la luce è accesa, secondo l'impostazione, non rilevo più presenza, passa un tempo stabilito e vado a spegnere. Per quanto riguarda l'assenza, devo inserire all'interno del mio sistema un pulsante, un comando di forzatura manuale per poter accendere la luce. Quando ho bisogno, accendo la luce. Abbandonata la stanza e non rilevata più presenza, scatta ancora il nostro time out e la luce viene spenta. Quindi presenza è auto on, auto off, assenza manual on, auto off. Perché risparmio di più con l'assenza? Innanzitutto pensiamo, torniamo all'esempio che vi facevo prima dell'ufficio con le vetrate, sicuramente gli uffici con le vetrate li devo tutti impostare e programmare in assenza, altrimenti bene o male il sensore vede oltre la vetrata e l'ufficio rimane sempre acceso anche se non c'è dentro presenza, anche in un ufficio grande. Quindi devo evitare questa tipologia di accensioni inutili. Allo stesso tempo, se la stanza viene vissuta per pochissimi secondi, ad esempio aperta la porta, lasciata la giacca e la borsa e uno esce direttamente, ecco, se io ho un time out abbastanza lungo, mi ritrovo la stanza che rimane accesa inutilmente per tutto il time out, pur essendo stata abitata per pochi secondi. Per gli uffici open space, aree comuni, bagni, scuole, parcheggi, con aree comuni, ad esempio il corridoio è importantissimo, il corridoio va gestito, gli atri delle reception e quant'altro degli uffici, andiamo a impostare un controllo in presenza, anche perché se io voglio garantire la sicurezza di cui parlavamo prima, senza la presenza faccio fatica a garantirla. Mentre per tutti quegli uffici personali, nelle camere di hotel, nelle aule scolastiche, dove magari ho anche tante finestrature, quindi non è necessario che ci sia sempre la luce accesa, ma la regolo io con il mio pulsante, aumento di molto il risparmio energetico dando come opzione di controllo l'assenza. E questo è richiesto dalle certificazioni. Altri parametri molto importanti sono, e li voglio trattare perché sono una peculiarità di CP Electronics che a mio avviso diventa molto importante, è la caratteristica di poter gestire la sensibilità nei due stati, ovvero quando on e quando è off. Quando la luce è off posso impostare una sensibilità più o meno alta per poi forzarne l'accensione. Qui siamo ovviamente nel caso in cui è presenza, perché nel caso di assenza l'accensione ce l'ho sempre dal nostro comando manuale di forzatura. Nel caso in cui sono in presenza, io posso diminuire la sensibilità. In questo modo, ad esempio, se una persona si affaccia semplicemente all'ufficio, alla sala riunioni o all'ambiente, magari il movimento non è sufficiente a farmi accendere l'impianto di illuminazione. Quando è on, invece, io voglio una sensibilità molto elevata per fare in modo che la presenza sia garantita, che non ci sia soltanto un rilevatore di movimento, ma ci sia un rilevatore di presenza. E quindi magari vado a gestire la sensibilità quando è on in maniera più elevata. Altrimenti, se ho una sensibilità, cioè se ho un sensore a microonde ipersensibile per un ambiente molto piccolo che mi rimane sempre acceso per prende anche quello che non deve prendere, a quel punto ne posso ridurre la sensibilità quando acceso. Quindi avere la possibilità di gestire la sensibilità sia quando la luce è spenta sia quando la luce è accesa mi permette in qualche modo di giostrarmi nei vari ambienti per evitare che ci siano delle accensioni indesiderate, e la committenza è molto attenta a vedere se ci sono delle gestioni indesiderate
dell'impianto di illuminazione, appena investito probabilmente sul suo nuovo impianto di illuminazione, quindi sarà super attenta a vedere se la luce rimane accesa o meno, se investe in sensori di presenza, al di là che siano obbligatori o meno. E quindi, giostrandosi tra la sensibilità quando off e quando è on, riusciamo a garantire un'ottima funzionalità. Questo deve essere un po' un diagramma che impariamo a leggere, lo trovate nei vari manuali di CP Electronics, ma in generale di qualsiasi sensore di presenza, che ci indica come funziona. In questo caso, e quali sono i parametri? In questo caso stiamo parlando di dimming, che poi andremo ad approfondire nelle prossime slide, che possiamo fare sia in tecnologia 0.10 che in tecnologia DALI, broadcast. O DALI indirizzabile nel caso di impianti connex Casambi, ma li vedremo settimana prossima, fra 2 settimane, scusate. Abbiamo un tempo 1 in cui non è rilevata la presenza. Ad un certo punto il nostro utente entra nell'ambiente e abbiamo un'accensione ad un X% che possiamo impostare. Se non vogliamo accendere la luce al 100%, possiamo dire al massimo quando ti accendi vai all'80%. Mentre nel tempo 2, che vediamo in alto, l'utente vive l'ambiente, la luminosità sarà regolata in base a quelle che sono la garanzia dei lux, quindi garantire un certo numero di lux sulla verticale per quelli che sono i contributi della luce diurna. Una volta che l'utente esce al termine della fase 2, abbiamo un timeout di spegnimento in fase che dura per il tempo prestabilito 3, che è un parametro che possiamo noi gestire tranquillamente. In più, cosa possiamo fare? Possiamo andare a dire al nostro sensore che per un periodo 7 si va a portare ad una certa luminosità, che potrebbe essere il 30%. Questo avviene perché se vogliamo che al posto che spegnere di colpo la luce ci sia una sorta di avvertimento senza lasciare al buio la persona che sta vivendo l'ambiente, spesso si fa nei bagni ciechi, lo portiamo ad un 30%. Passato questo tempo 7, andiamo a spegnere l'impianto di illuminazione, o portando il dimming a 0, oppure utilizzando il relay a bordo e staccando completamente dalla rete l'impianto di illuminazione. E queste sono un po' le dinamiche che si possono gestire con sensori anche standalone, sensori standalone DALI Broadcast o 0.10. Sensori che gestiscono il dimming, e questo è un caso che vediamo e che abbiamo anche misurato in termini di lux in maniera in più casi, e si conferma. Abbiamo un ambiente con delle finestrature importanti, in questo caso un ufficio, 4 isole di scrivanie. All'interno dell'ambiente abbiamo un punto in cui le tapparelle sono abbassate, un punto in cui le tapparelle sono completamente alzate, e 2 punti in cui si è lontani dalle finestrature, uno con della presenza, l'altro senza presenza. Vediamo che vicino alle finestrature aperte, ma qui lo misuriamo proprio, se andiamo a mettere un sensore di presenza, le 4 luci che abbiamo qui saranno gestite in modo tale da garantire il livello di presenza. Qui abbiamo un livello di illuminamento. Qui abbiamo molti lux alla scrivania, molti lux legati all'apporto del sole. In questo caso il nostro impianto sarà al minimo, al 30%, ma anche più basso, però in questo caso è il 30%. Di fianco non c'è presenza e le luci sono completamente spente. Dove siamo andati a chiudere un po' le tapparelle, ovviamente la luce artificiale deve contribuire maggiormente rispetto alla situazione paritetica di finestrature dell'ufficio accanto, e quindi si porterà al 70%. Lontano dalle finestre, la luminosità arriva fino al 100% della luce artificiale. E questo è un po' quello che dicevo prima. Io nello stesso ambiente, questo ambiente l'avrei potuto progettare con 2 sensori. Progettarlo con 2 sensori voleva dire sprecare energia, perché innanzitutto avrei tenuto accesi più gruppi di luci inutilmente, anche se non c'era presenza in alcuni punti, lasciavo acceso tutto l'impianto illuminazione. Allo stesso tempo andavo a dare lo stesso controllo
dell'impianto da un unico punto. E quindi andavo ad illuminare molto di più le luci all'interno dell'ambiente, probabilmente a posto che avere il 30% da una parte avrei avuto il 50%, dall'altra l'avrei avuto tutto al 100%. E questa cosa non mi permette di risparmiare energia, perché non ho portato un controllo capillare all'interno del mio ambiente. Il salto che c'è di lux tra essere a 1-2 metri da una finestra e essere a 4-5 metri da una finestra è davvero impressionante. Qui potremmo avere 700-800 lux tranquillamente, lontano nella seconda parte dell'ufficio potremmo faticare a raggiungere 200-300 lux di contributo diurno. Decade davvero in maniera impressionante il livello di lux. Se provate a misurarlo con un luxmetro all'interno di un ambiente, pur essendo molto finestrato, una cosa che possiamo fare per garantire il risparmio energetico è anche quella di dire: il mio impianto non lo faccio andare al 100%, non ne ho bisogno. Abbiamo sovradimensionato l'impianto perché sappiamo che nel tempo decade la prestazione dell'impianto di illuminazione. Mi serviva una luce da 1500-2000 lumen massimo, sono andato a metterne una da 3000. Questa cosa ovviamente implica che avrò nelle prime fasi di startup dell'impianto un livello di illuminamento sulla scrivania, sul banco della scuola o in generale sul corridoio del nostro ambiente troppo elevato. Potrebbe anche essere quasi fastidioso. A questo punto possiamo, tramite, se riusciamo a gestire il dimming perché abbiamo fatto un impianto DALI o 010, possiamo in qualche modo limitare attraverso il nostro controllore, il nostro sensore di controllo, quello che è l'illuminamento all'interno dell'ambiente. E quindi magari impostare una massima potenza dell'85%, che si traduce in un risparmio secco fisso 15% che abbiamo quotidianamente, in più una vita più lunga del nostro driver. Sappiamo che con l'illuminazione a LED il driver è la parte della luce che soffre di più la rottura. Non sono i LED sono, quando dicono il LED 50.000 ore, davvero molti LED. Se installati correttamente potrebbero lavorare 50.000 ore. Il driver tendenzialmente fallisce in pochi anni. A questo punto limitarne la potenza significa farlo andare in un regime magari non così forzato, dove non si surriscalda così tanto, soprattutto se non abbiamo. Teniamo conto che gli alimentatori vengono prodotti in serie e poi adattati dai produttori di lampade. Non sono parte integrante molte volte parte integrante dello sviluppo, del design della luce. E quindi limitarne la potenza significa che abbiamo una luce più performante, che in qualche modo dura di più, che non dà fastidio, ci garantisce un certo tipo di comfort. E soprattutto, se negli anni poi decade l'illuminamento e dobbiamo andare a portarla al 100%, possiamo ristabilire tramite programmazione e comunque garantire che non decadano le prestazioni dell'impianto. Possiamo anche andare, grazie al dimming, a gestire un controllo, come dicevamo prima, che si fa nei corridoi, in modo tale che, non rilevata più la presenza, il nostro impianto garantisca un illuminamento minimo. Questo per migliorare, come dicevamo all'inizio del webinar, la percezione di sicurezza all'interno dell'ambiente. E questo lo possiamo fare solo se abbiamo un protocollo 010 o DALI di dimming. L'altra cosa che possiamo fare è andare a utilizzare dei sensori con più canali per gestire in maniera diversa l'ambiente. Ad esempio, in un bagno con luce e ventilazione, riusciamo a gestire con una tempistica la luce e con un'altra tempistica la ventilazione, perché abbiamo due canali, due relè che possiamo utilizzare.
Ad esempio, sempre nello stesso bagno cieco con ventilazione, se ho una piccola finestratura da cui entra la luce diurna, possiamo mettere una soglia di accensione per la parte di illuminazione. Ma una volta che viene rilevata la presenza all'interno del bagno cieco, la ventilazione comincia a funzionare. Quindi, ventilazione che funziona appena rivela la presenza, con un tempo di spegnimento diverso da quello dell'impianto di illuminazione, che si accende solo se ci sono i lux. Mancano i lux minimi per il funzionamento, quindi la soglia non è rispettata. E questo lo possiamo fare perché abbiamo diversi canali all'interno dei nostri sensori. Teniamo in considerazione, fino adesso abbiamo visto che ci sono dei sensori che possono controllare sia l'on and off con il relay, sia lo 010 e il DALI con un altro canale. Questi due canali sono indipendenti. Lo vedremo meglio settimana prossima, fra 2 settimane e fra 3 settimane. I due canali sono completamente indipendenti, li possiamo configurare anche nello stesso ambiente con dinamiche diverse. Ad esempio, se non vogliamo fare un intervento così impattante lato illuminazione DALI e mantenere una parte di illuminazione on and off, possiamo cambiare solo vicino alle finestrature l'illuminazione DALI, utilizzare il canale DALI per andare a controllare quell'illuminazione, utilizzare il canale con il relay con altre impostazioni su tutto il resto dell'impianto più lontano, solo on and off, più lontano dalle finestrature. A mio avviso, ovviamente, sarebbe più conveniente andare a controllare tutto in DALI, magari con più sensori, però questo per quelle che sono le dinamiche di risparmio energetico di progettazione. In ambito economico, se l'intervento vuole essere inferiore, possiamo anche utilizzare in maniera separata i due canali. Quindi, questi sensori possiamo considerarli a due canali sempre, tranne quello ovviamente che ha solo un relay. L'altra cosa che possiamo fare, l'ultima che vediamo oggi, è quella di dire di controllare l'illuminazione solo se ci serve il dimming, se ignorando la presenza. Quindi noi all'interno dei nostri sensori, che sono sensori di presenza e luminosità, andiamo a eliminare la parte di presenza e garantire solo la parte di dimming. Dove lo facciamo tendenzialmente questa tipologia di funzionamento? Soprattutto nei magazzini, nei depositi, dove abbiamo delle finestrature, andiamo tramite il sensore a gestire l'apporto di luce naturale, risparmiamo, però la presenza non l'andiamo a gestire, non andiamo a fare magari le corsie che si accendono e spengono per una questione di sicurezza sul lavoro. Magari abbiamo delle persone che lavorano col muletto all'interno del nostro magazzino, non vado ad accendere la corsia quando vede presenza. E in un ambiente così grande, avere delle corsie spente perché non si vede più presenza è abbastanza facile, comune. Quindi a questo punto, quello che noi possiamo fare è andare a creare magari uno scenario di on and off orario per quelle che sono le ore di attività del magazzino, ma anche banalmente andare a spegnere l'interruttore generale delle luci o con un comando andare a gestire in maniera un pochettino più consona un teleruttore, un contattore. Tutta la parte invece di illuminazione non rivela più la presenza, ma gestisce soltanto il dimming per garantire i lux sulla verticale. In questo modo il nostro magazzino riuscirà a risparmiare energia, ma non andremo a creare dinamiche di abbagliamento o accensione e spegnimento per chi sta lavorando. Io vi saluto con quest'ultima slide. Vi ripeto quindi che oggi abbiamo visto quelle che sono un po' le funzionalità, le tecnologie e il perché dobbiamo proporre i rilevatori di presenza. Fra 2 settimane ci sarà la parte 2 in cui andremo a vedere il nuovo brand a disposizione nel catalogo Viticino, che è il brand CP Electronics, e fra 3 settimane invece andremo in maniera molto più pratica e pragmatica a vedere quelli che sono i casi applicativi e come si progetta con tutte queste funzionalità, quando scegliere la presenza, l'assenza, quando gestire il lux, quando
come gestirli, se utilizzare dei pulsanti di forzatura, quando utilizzare il Connex o altre tecnologie come Kasambi, e questo è un po' il nostro percorso di formazione per i sensori di presenza. Se avete delle domande, sono qui a vostra disposizione per potervi rispondere. Potete scrivermi in chat. Allora, mi arriva una domanda. Mi chiedono se possiamo installare questi sensori nei bus o negli autocarri quando sono in sosta fermi. Ah, questi sensori sono sensori di presenza, ne abbiamo anche di piccoli, che vengono utilizzati all'interno degli edifici. Si possono installare nei bus o negli autocarri? Sì, ovviamente bisogna tenere conto di quelle che sono le caratteristiche a livello di ingombro meccanico e di installazione meccanica del sensore all'interno dell'abitacolo. Bisogna anche tenere conto che il sensore di presenza e di movimento, sia che sia un PIR, sia che sia un microonde, è molto sensibile a quelli che sono i movimenti e quindi probabilmente reagirebbe in maniera non reagirebbe in maniera consona con quella che è la rilevazione di presenza che si vuole fare. Probabilmente all'interno di un abitacolo, di un bus, di un autocarro, per questa tipologia di funzionamento è meglio installare delle termocamere. La termocamera lavora in maniera simile al PIR, ma ha della tecnologia dietro a livello di automatismi diversa e soprattutto non lega la parte di movimento. Quindi servirebbe sì un multisensore, però direi che forse questi sensori non sono gli ideali per essere installati all'interno dei veicoli. Sicuramente sono ideali da installare per vedere i veicoli in movimento. Quindi all'interno di un magazzino o di un parking, poi vedremo all'interno delle applicazioni anche già settimana prossima qualcosa, possiamo vedere all'interno di un parcheggio, ad esempio, che è un'installazione un po' difficile da un certo punto.